Inutile dire che sono, vabbè, non è una frase di circostanza, perché cioè io ho preso il treno ciuf ciuf da Roma per venire qua, che è lo stesso del 1984 quando mi sono iscritta, che c'era l'autobus della Sulga. C'è ancora? E te credo, perché il treno è... Quindi sono proprio contenta di essere qui, perché proprio guardate cosa non ho fatto per venire qua, sono venuta qui col treno ciuf ciuf e sono felicissima di esserci. Adesso io però devo mettervi su, faccio il mouse, la presentazione. Dobbiamo avviarla? Sì, l'avviamo, la presentazione, e la presentazione inizia, scusate ma io devo camminare perché mi volevano mettere lì seduta, ho detto no, per l'amore di Dio mi mettono lì seduta, va annoiate, va addormentate tutti, no? Allora, dunque, io sono contenta di essere qui e veramente vorrei fare questa relazione in perugino, però diciamo sulla terminologia scientifica col perugino non vado molto bene, quindi ogni tanto mi scapperà forse qualche parola, a buon intenditor poche parole, e voglio iniziare parlandovi proprio di salute circolare a Perugia e di questo sottotitolo un po' strano, custodia e vigilanza, che sembra una cosa un po' noiosa, un po' vecchia, un po' antica, un po'... Oggi si usano altre terminologie, ma lo sapete voi che cos'è custodia e vigilanza? Qualcuno lo sa? Nel sa nessuno? Nessuno. Ve boccio! Chi era che diceva ve boccio? È il motto di Perugia. Il motto, cioè Perugia c'ha una serie di così iconografie, il grifo, c'ha una storia lunghissima e c'ha anche un motto. E il motto è, pensate un po', custodia e vigilanza. Ma da questa foto si vede perché? Perché Perugia è lì in alto e controlla. E poi io non ho messo questa foto a casa, questa foto l'ho messa perché, vedete, c'è il tempietto di Sant'Angelo, lo conosciamo, di qui, e il tempietto però, il suo giardino, grazie all'associazione WeTree, che nasce dall'iniziativa di salute circolare, è stato ripiantumato, risistemato, illuminato con gli alberi custodi, gli alberi custodi. E quello che vi chiedo per piacere è se potete tenervi queste parole di Perugia, cioè non sono delle parole prese così, sono delle parole che appartengono a Perugia, custodia e vigilanza. Tenetevele in mente durante lo tsunami che vi sta per colpire. E, l'associazione WeTree è presieduta da una illustre perugina di adozione che è Ilaria Borletti Buitoni, che purtroppo oggi non può essere qui, ma lei è anima, corpo e fuoco di questa iniziativa. Abbiamo diversi siti a livello italiano e vi prego di pensarci ogni tanto, di andare a vedere sul sito di come le donne possono portare dei cambiamenti in direzione diversa. Ed è proprio questo il messaggio di WeTree: riportiamo l'ossigeno nelle città, che serve, l'ossigeno serve per ragionare, serve per farsi venire nuove idee, per portare avanti nuove idee. Allora, stasera io vi parlerò di un sacco di cose, quindi insomma preparatevi, perché vi parlerò innanzitutto pochissimo del Covid, vi parlerò proprio pochissimo del Covid, e però io non posso così non ricordarvi che un virus che stava buttato dentro un pipistrellaccio in Cina, dall'altra parte del mondo, è un virus che è entrato in ognuna delle nostre case, è un virus che ha provocato una crisi sanitaria importantissima ed è un virus che ha fatto il giro del mondo.
questo virus ha messo in crisi i sistemi sanitari. Vi ricordate quando la televisione si vedevano gli ospedali che venivano su in 10 giorni in Cina, no? Pensate voi, ecco, ha messo in crisi i sistemi sanitari. Nel contempo qua a Perugia di solito fa un po' più fresco, infatti mi sono messa maglietta a maniche lunghe, ho portato anche il piumino, perché qua a Perugia c'è una giannetta che ti stende, e però credo che gli effetti del cambiamento climatico siano sotto gli occhi di tutti, no? Questa è l'estate più calda da quando abbiamo iniziato a misurare la temperatura, l'anno più caldo. E questo, diciamo, è una certezza ed è qualcosa che non può continuare in questa direzione. E poi sappiamo anche che i cambiamenti climatici ci stanno portando piogge torrenziali, ci stanno portando la siccità. Lo sapete che hanno razionato l'acqua in alcune parti d'Italia. La siccità è terribile per l'agricoltura, è terribile per le persone, è terribile per gli animali, no? E poi credo che ognuno di voi si sia reso conto che noi viviamo in un sistema ormai globalizzato, senza che vado a toccare ambiti orrendi come la guerra. Sappiamo che si sta vivendo una crisi alimentare molto grave, perché noi ormai siamo tutti interdipendenti e interconnessi uno con l'altro, anche attraverso le rotte del cibo. Allora, stasera parliamo di sport. No, non parliamo di sport, però siccome ipotizzavo che ci sarebbe stato qualche maschio, ho detto adesso ci metto qualcosa che gli può interessare. E lo sapete questi chi sono? Questi sono due sportivi, due campioni di salto in alto. E il salto in alto, cioè io vi prego di guardare quello sulla sinistra, come è combinato, perché il salto in alto era questo. L'uomo voleva misurarsi e saltare sempre più in alto, no? E lo faceva così, fino a quando qualche maschio mi annuisce, qualche maschio lo sa, è arrivato Fosbury, è arrivato Fosbury. Fosbury è un signore che invece di saltare con la pancia e andare poi a dare la capocciata, e si è inventato il salto all'indietro, e in questo modo è riuscito a infrangere tutti i record e a saltare molto più in alto degli altri. E che cosa significa questa metafora? Significa che le cose non si possono fare sempre allo stesso modo, perché se uno guarda fuori da come si sono fatte le cose e guarda altri percorsi, altri modi, altre discipline, mi viene da dire, puoi trovare la soluzione e la chiave di lettura giusta per affrontare i problemi che abbiamo visto prima e che ci riguardano, ahimè, direttamente. Quindi, passando da Fosbury e quindi pregandovi di ragionare su custodia e vigilanza e di immaginare dei modi di fare custodia e vigilanza che siano diversi da quelli che abbiamo usato fino adesso e quelli che abbiamo fatto fino adesso, io vi voglio parlare di salute circolare. Salute circolare riprende i concetti degli antichi, aria, acqua, terra e fuoco, e parte dal presupposto che noi viviamo in un sistema chiuso e che quindi questo sistema chiuso dobbiamo esserne custodi e vigilanti, non lo so se si dice vigilanti, ma dobbiamo preservare questo sistema chiuso nel quale viviamo. Noi non possiamo credere di avere
un posto dove scaricare tutte le nostre peggiori intenzioni, le cose di cui ci vergogniamo, le cose che non vogliamo far vedere. Dobbiamo capire che, essendo un sistema chiuso, le cose poi tornano indietro. E io è proprio questo quello di cui voglio parlarvi. E comincio dalla terra. La terra, con la piantina dentro, no? Allora, io vi do dei flash. In Perugino come si dice flash? Si dice flash. Flash. Io vi do dei flash. Allora, sentiamo tanto parlare di biodiversità. Ognuno di voi l'ha sentito dire, ognuno di voi così un po' lo capisce, un po' no. Io vi voglio dare un paio di idee sulla biodiversità. Che cosa significa tutelare? Perché dobbiamo tutelare la biodiversità? Qualcuno lo sa che animale è questo? Nessuno lo sa. È pangolino, il pangolino che ha vissuto nel 2020. È lui, pangolino, dovete andare a guardare. Ha vissuto dei momenti di gloria che mai poi mai si sarebbe immaginato, anche perché pangolino c'ha un cervello così, me lo dice un veterinario, tutto osso. E sto pangolino, voi non lo sapete, però adesso vi racconto una cosa. Lo sapete che prima della pandemia c'era il Pangolino Day, vero? Come c'è il giorno senza fumo, giorno della prevenzione al tumore alla mammella, c'era Pangolino Day. E lo sapete perché c'era Pangolino Day? Perché perché in un libro che ho scritto nel 19 parlo dei pangolini, un libro che si chiama Salute Circolare. Il pangolino Day si faceva perché questo è uno degli animali più bracconati che ci sono in natura e perché le sue squame hanno, secondo alcuni, delle proprietà benefiche, vengono usate nella medicina tradizionale cinese, poi li fanno arrosto, poi insomma. Però lui, poverino, che non è molto intelligente, ogni volta che gli fanno una trappola ci casca dentro. E pensate che nel 2019, prima della pandemia, hanno sequestrato 10 tonnellate di squame di pangolino. Ma capito 10 tonnellate quante sono? Sono 10.000 kg di squame di pangolino. Pensate quanti pangolini hanno fatto fuori. E come si fa a far fuori il pangolino? Bisogna che vada e bisogna che l'ammazzi, no? E quindi entri in contatto col sangue, entri in contatto con l'animale. Allora, questo tipo di attività deve finire, perché quello che il virus che porta il pangolino, guardate che casino che ha fatto. Allora, che cosa significa biodiversità? Significa che noi dobbiamo renderci conto che questo meraviglioso giardino dell'Eden che stiamo rovinando è pieno di creature che possono avere avere dei rischi per la nostra salute, possono essere rischiose, ma, parlandovi sempre di biodiversità, questo non è un pangolino, ma è una conchiglia, e pensate che, adesso vi racconto una cosa, e questa conchiglia caccia, va a caccia, perché si nutre di pesce. Pensate un po' voi fare la conchiglia e andare a caccia, cioè pure faticoso, devi stare sotto, cioè devi andare a pesca, no? A caccia, però devi andare a pesca dei pesci che sono nell'acqua. E come fa questa conchiglia ad approvvigionarsi di cibo? Quando vede un pescetto che gli piace, manda fuori un pungiglione attraverso una proboscide e attraverso questo pungiglione, zac, inietta il veleno nel pesce. E voi mi direte, vabbè, ma questo noi l'abbiamo già visto, lo sappiamo, da Super Quark. A questo proposito direi di fare un applauso a Piero Angela, un applauso a un grande comunicatore che vi ha fatto vedere a tutti la conchiglia, zac, col pungiglione. Allora, tornando a noi, che cosa sappiamo del veleno che produce questo lumacone di mare?
Sappiamo che i ricercatori hanno studiato le molecole che sono dentro il veleno e hanno visto che queste molecole hanno delle attività farmacologiche. E quindi pensate voi che contro il mal di testa, quello che non va via con niente, capito? Vedo qualcuno che mi fa sì, capito quale mal di testa, ma anche quello peggio, no? Quello di persone che hanno avuto interventi alla testa, quello... Ecco, la molecola che sta nel veleno del lumacone fa passare quel mal di testa. È una molecola naturale, è una risorsa naturale che è nella diversità dei nostri mari. Fleming, che ha scoperto la penicillina, dove l'ha trovata la penicillina? Dove madre natura aveva messo la penicillina? Nelle muffe. Ma guarda te, no? Dentro le muffe, infatti ci è voluto un sacco di tempo a capirlo, che lì dentro c'era la penicillina e poi quando è arrivata la salute è cambiata da così a così, eh? Cioè, vi ricordate voi che avete i capelli bianchi quando arrivavano le malattie? Non c'era la medicina, non c'era niente, c'erano le febbri e ciao. Ecco. Quindi il nostro lumacone, in realtà, che noi magari lo vediamo là come una conchiglia appesa dove si aspettano i traghetti per andare al mare, è una risorsa e il nostro lumacone sta nell'oceano. E se noi non riusciamo a tutelare gli oceani, è chiaro che il nostro lumacone soffre, ma non c'è solo il lumacone dentro gli oceani, ci sono un sacco di lumaconi, ci sono un sacco di cose. E così anche sulla Terra. E quindi la biodiversità deve essere compresa e deve essere tutelata, perché la biodiversità è una risorsa, è la nostra riserva di soluzioni. Sempre parlando di terra, la terra insieme al mare, ma insomma la terra produce tantissimo del nostro cibo, no? Ma del nostro cibo, non solo le scatolette di tonno, intendo il cibo anche per i paesi in via di sviluppo, e questo cibo che arriva da animali o da vegetali, perché pure i vegetariani, i vegani mangiano cose che erano vive prima, perché non possiamo sopravvivere di pietre, sabbia, ecco, abbiamo bisogno di proteine, abbiamo bisogno di zuccheri, abbiamo bisogno di grassi. Ecco, mi sembra chiaro che se noi questo cibo o la filiera di questo cibo, vedete, sì, ci siamo, la manteniamo in un certo modo, è chiaro che la nostra salute ne beneficerà. Ma oltre il cibo ci sono le sostanze nutritive, ci sono tutte le sostanze ad attività farmacologica che sono nelle piante, e però certe volte ci sono delle malattie che arrivano, che devastano e che portano morte e distruzione anche delle piante, no? Questa è una fotografia del Salento, questa è la Xylella. Pensate voi, è un batterio che infetta le piante, trasmesso da insetti. E lo sapete voi che cosa succede agli insetti quando si scalda la temperatura? Loro sono tutti contenti. Quando fa più caldo ci sono più zanzare. E quindi le malattie delle piante e le malattie degli animali trasmesse da insetti aumentano. Ma spostiamoci adesso verso l'acqua. L'acqua, allora, sapete voi che tipo 75, adesso non mi ricordo bene, però allora, noi siamo fatti al 70% di acqua, noi, ok? Secondo, la Terra è coperta per il 70%, mi sembra il 75% di acqua, cioè i mari, di cui ne conosciamo una piccolissima parte, ricoprono una parte enorme del pianeta. E i mari, a noi, gli oceani, ci servono anche per fare respirare il pianeta, perché le praterie di alghe, la componente vegetale che è nel mare, sequestra anidride carbonica.
Questa però non è un'alga, si vede che sono laureata in veterinaria, ma è una tartaruga. È una tartaruga di mare ammalata che ha una infezione virale. Fra virologi ci diciamo, non è vero che il diamante è per sempre, l'herpes è per sempre. Questa è una infezione erpetica che sta decimando le tartarughe in molte, molte parti del mondo. E voi dite, sì, vabbè, ma io che c'entro? Adesso ve lo spiego io che c'entro. Gli herpes sono una famiglia di virus, va bene? Dove dentro c'è la varicella, dove dentro c'è l'herpes simplex, c'è un sacco di virus. L'herpes simplex, capito qual è? Oh, la febbre! Quello che voi chiamate la febbre, mi è venuta la febbre. Ecco, l'herpes simplex, chiedo alla signora che è preparata, quando viene fuori? Quando sei stressato, quando hai le difese immunitarie basse, no? Allora, la tartaruga ha le difese immunitarie basse, è stressata. E lo sapete perché? Perché le tartarughe sono animali a sangue freddo. Quindi, se i mari si scaldano, loro si sballano. Non ce l'hanno un sistema di termoregolazione come ce l'abbiamo noi. Le correnti che cambiano perché gli sbalzi di temperatura, gli sbalzi... Avete fatto il bagno in mare? Lo so che a Perugia non c'è il mare, ma qualcuno ha fatto il bagno in mare. Ma avete visto che calda l'acqua quest'estate? Caldissimissimissima. Ecco, lo stesso sta succedendo nei mari, quindi ci sono delle alterazioni legate al caldo, all'alterazione della salinità dell'acqua, ma anche alle schifezze che noi buttiamo nel mare. Perché parliamone, noi buttiamo una quantità di schifezze dentro il mare che proprio non si può più. Ci buttiamo i nostri rifiuti lì dove c'è un'intensa urbanizzazione sulle coste. Queste tartarughe stanno molto peggio perché l'acqua è piena di batteri, è piena di schifezze. Ecco, questo per dirvi che queste tartarughe, adesso vi dico una cosa fighissima delle tartarughe, che le tartarughe, quando nascono quelle tartarughine, capito, quelle tru 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 tru, che tutti dicono, ah, che belle, quelle stanno un po' lì, vanno nell'acqua, seguono la luna, sapete, seguono la luna, vanno nell'acqua, poi stanno un po' là e poi scompaiono, perché hanno una fase che si chiama pelagica, che vuol dire che vanno, non si sa dove vanno, nelle profondità dei mari, per 2 o 3 anni, e poi truc, rivengono fuori. Però rivengono fuori così, che voi capite, non può andare bene. Cioè, come fa un animale a sopravvivere? E pensate che le tartarughe marine sono fra i pochi predatori delle meduse, che sono ormai diventate infestanti. Però sempre per parlare di acqua, parliamo di acqua dolce anche, e di come trattiamo i nostri fiumi in un momento in cui c'è poca acqua, c'è la siccità e tutta questa roba qua, che è plastica, al di là di essere orribile e così veramente essere testimonianza dello scempio umano, però la plastica si spezzetta tutti i piccoli 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 e diventa microplastica, diventa tutti pezzettini di plastica. E queste microplastiche ormai le hanno trovate anche nel cordone ombelicale delle mamme di Homo sapiens che sono incinta. Quindi le plastiche sono dappertutto. E per fortuna ci sono dei sistemi oggi che si stanno sviluppando per la raccolta, però su larga scala. Lo sapete che nell'oceano c'è un'isola di plastica che è grande come Texas? Guardate che io vivo in Florida, il Texas è grandissimo, cioè tipo grande come l'Europa, metà dell'Europa, è enorme. C'è un'isola fatta di rifiuti di plastica. Ecco, e ritorno a quello che dicevo prima, noi siamo fatti, questo lo so, il numero è giusto, al 70% di acqua. Quindi l'acqua che beviamo è l'acqua che ci costituisce al 70%.
Adesso vi devo dire una cosa, per favore ascoltatemi bene, perché sennò Anna Calabro, che è una mia amica, mi strapazza. Allora, vi parlo di una cosa fra terra e acqua, va bene? Vi parlo di una realtà che è molto preoccupante per noi, per il nostro futuro e per la nostra salute, che sono le infezioni ospedaliere. Capito le infezioni ospedaliere? Capito cosa vuol dire? Infezione ospedaliera. Cioè tu vai all'ospedale e ti prendi l'infezione, che non va tanto bene, no? Queste infezioni ospedaliere sono le infezioni causate da batteri multiresistenti, sono batteri che hanno la capacità di neutralizzare gli antibiotici, la penicillina di prima. Ma voi lo sapete, tipo, che nella terra, cioè nella terra che fa l'uva, nella terra che fa i peperoni, ci sono i batteri, sapevate? Cioè la terra è viva perché ci sono, oltre che i lombrichi e un sacco di altra roba, ci sono i batteri, no? I batteri sono un'altra popolazione di piccoli, piccolissimi, piccolissimi che stanno qui con noi e che praticamente fanno funzionare il sistema. E i batteri sono nel mare, i batteri sono quelli che rendono i coralli colorati, pensate un po'. I batteri sono anche quelli che provocano però malattie. E l'antibiotico resistenza è un fenomeno che Fleming, quando ha preso il premio Nobel, lui ha detto, guardate, io l'antibiotico l'ho scoperto, io l'antibiotico l'ho capito, però voi non ne usate troppo, perché se voi ne usate troppo, noi ci troviamo con dei batteri che sono resistenti agli antibiotici, impermeabili agli antibiotici. E infatti, intelligente, Fleming, aveva ragione. E ormai, a causa dell'abuso di antibiotici, quando si usano troppo gli antibiotici, quando si fa la copertura antibiotica che non serve, quando per nessun motivo si trattano le persone e gli animali con gli antibiotici, non solo gli animali domestici, ma gli animali da reddito, no? Gli animali che vanno a finire sulle vostre tavole, prima parlavo di cibo. Pensate che in America usano in alcune situazioni gli antibiotici pure sulle piante, tipo per la xylella, non la xylella che non c'è, però per altre malattie batteriche ci sono dei casi nei quali usano gli antibiotici. E se tu usi l'antibiotico nelle piante, dove va a finire? Va a finire nell'acqua e va a finire nella terra, e quindi il ciclo dell'acqua, il ciclo della vita si riempie di questi antibiotici che alterano i batteri che stanno lì. Cioè lì ci stanno i batteri, ognuno di noi ha la propria colonizzazione intestinale o di tutto il corpo con i batteri, così gli animali, così la terra, così l'acqua. Ma se noi usiamo queste pallottole per gestire dei problemi ordinari, noi stiamo selezionando delle popolazioni di batteri che sono anche nell'ambiente, vedi infezione ospedaliera, perché l'ospedale è l'ambiente, no? Nel quale si usano moltissimi antibiotici e quindi si selezionano questi ceppi. I problemi quindi non sono separati fra, come in questo caso, fra acqua e terra. Noi dobbiamo guardare al sistema della salute, non guardare solo i singoli settori. E con questo vado verso l'aria. L'aria che, come sapete, porta un sacco di cose, porta gli inquinanti, porta gli uragani, porta i grandi movimenti anche meteorologici. Bene, metto su questa diapositiva perché l'anno scorso, allora io vivo in Florida dove ci sono un sacco di uragani,
Vi garantisco che gli uragani fanno paurissima, perché l'uragano è di una potenza inaudita. E, cioè, veramente cadono gli alberi, quelli grandi, grandi, capito, con gli uragani. E gli uragani, come i cavalli figli di una fattrice o di uno stallone, mi sa, si chiamano in ordine alfabetico, cioè la prima cucciolata, prima figliata A, poi seconda B, eccetera, eccetera. Gli uragani ogni anno si comincia a chiamarli con la A, B, C, D, e l'anno scorso abbiamo superato la Z. Tant'è che l'anno scorso ci abbiamo avuto gli uragani nominati o chiamati con le lettere dell'alfabeto greco. Quindi l'anno scorso, per la prima volta nella storia, è chiaro che noi stiamo attraversando questo periodo di grande caldo, e sapete che il grande caldo fa riscaldare gli oceani, quindi gli uragani. Ecco, l'anno scorso abbiamo superato. Quest'anno siamo già alla lettera D e siamo all'inizio della stagione degli uragani. Adesso c'è la tempesta tropicale Danielle che sta montando e speriamo che non porti la devastazione che io ho visto con i miei occhi. E gli uragani cominciano a esserci anche nel Mediterraneo, no? Questi eventi estremi, le trombe d'aria che, voglio dire, hanno un altro meccanismo, sempre aria che si muove, ecco, cominciamo a vederli anche qui. E poi noi quello che non possiamo più evitare di guardare in faccia è che i nostri figli sono figli un po' di Greta, fratelli e sorelle di Greta, e il movimento innescato da questa ragazzina che cosa è stato in grado di generare come prospettiva? Beh, che con il Covid, vi ho detto che parlavo poco di Covid, e a causa della riduzione del trasporto aereo marittimo, tutto l'inquinamento che non c'è stato più, e la qualità dell'aria è migliorata in soli 3 mesi. Questo vuol dire che noi non siamo più al punto del non ritorno. Il punto del non ritorno è un concetto anche in patologia generale, ma è quando tu sei arrivato e il sistema è talmente scassato che non c'ha capacità di recupero. Noi non siamo lì, perché è bastato fermarci per un po' che la qualità dell'aria è migliorata. E i nostri ragazzi, la generazione Z, queste cose le sa, a proposito di custodia e vigilanza. E poi c'è il fuoco. Ecco, il fuoco è un altro degli elementi che gli antichi dicevano che influenzava la nostra salute, ma il fuoco influenza la nostra salute perché il fuoco poi genera fumo, genera insomma tutto quello che genera, ma fa fuggire gli animali, distrugge le piante, distrugge gli ecosistemi e fa scappare la gente dai posti che sono più inospitali. E la ciliegina sulla torta a cui ho già fatto riferimento, questo è che in mezzo a tutto questo macello, forse il sintomo di questo macello è la febbre. No, questa, la febbre, capito quale? Febbrone, 39,5, 40. Il pianeta c'ha il febbrone. C'ha il febbrone, questa mappa vi mostra l'aumento che c'è stato in gradi dal 56 al 76, era lo standard, e l'aumento 2011-2021, voi vedete che lassù dove c'è il ghiaccio che ci serve per l'acqua, che ci serve, le temperature si sono alzate tantissimo, e così via via anche noi, anche il resto dei continenti abitati. E questo mi porta però
a dirvi che se ci mettiamo ce la possiamo fare. Voi lo sapete che il Covid-19 è l'evento più misurato della storia. Cioè noi praticamente il Covid-19 sappiamo tutto, ma lo sapete perché sappiamo tutto? Perché abbiamo i telefonini e con i telefonini noi generiamo una quantità di informazioni che mai prima d'ora. Cioè adesso vi dico una cosa che non me la ricordo tanto bene, però più o meno è così, che tipo ogni anno, ogni tot numero di mesi, il numero di fotografie che facciamo si raddoppia ed ogni giorno noi facciamo più foto di quante ne sono state fatte storicamente e le mandiamo così nell'aria, tric, le mandiamo, truc, poi dopo ci misuriamo la pressione, ci misuriamo chi è venuto a casa nostra, sappiamo tutto. Che cos'è che non sappiamo? Bisogna fare soltanto una cosa: mettere insieme tutti questi pezzi, perché anche tutti questi pezzi fanno parte del nostro sistema chiuso. E quindi, tornando al nostro pensiero degli antichi, quel diagramma là è una sintesi che è stata fatta appunto di aria, acqua, terra e fuoco, dove si dice che la salute delle persone, ma la salute del mondo, dipende da aria, acqua, terra e fuoco. Quindi sappiamo che noi siamo completamente dipendenti dagli animali che ci circondano, la nostra salute è dipendente pure dalla salute del pangolino che abbiamo incontrato prima, ma è dipendente dalla salute del pollo che finisce sulla nostra tavola, del latte, del formaggio, dell'insalata, ovviamente dall'acqua. Sapete che la pesca produce, genera moltissimo delle proteine che servono per nutrire il mondo, e così la nostra salute dipende anche dalla salute dei fiumi, dalla salute dei ghiacci. Ma ancora, la nostra salute dipende dalla salute dell'aria che respiriamo, e anche dalla salute del fuoco, dalla salute del caldo, del calore che ci circonda. Lo sappiamo, troppo sole fa venire il colpo di calore, fa venire la disidratazione, fa venire melanoma, no? Lo sappiamo queste cose. E quindi la nostra salute appunto dipende dall'equilibrio fra questi sistemi, e lo studio dell'equilibrio fra tutti questi sistemi può essere fatto se facciamo come Fosbury. Cambiamo modo di guardare le cose e le guardiamo come un sistema, le guardiamo nella loro interezza e non le guardiamo come io mi occupo di questo, quindi quello non lo so. Cioè io faccio questo lavoro oppure faccio questa cosa, però il resto non mi riguarda. Non è così, non è possibile, non funziona così. E mi avvio alla conclusione, anche perché mi ho parlato troppo. No, non ho parlato troppo, sta brava. E mi avvio alla conclusione presentandovi questa sintesi, no? Allora, noi abbiamo preso a calci il nostro sacco amniotico e abbiamo mancato di rispetto alle creature che stanno intorno a noi, e adesso anche basta. Adesso è il momento di guardare fra le discipline, di guardare non... E guardate che io ho fatto il virologo per tantissimo tempo, sono stato tantissimo tempo dietro un microscopio a guardare, o a guardare le sequenze, a guardare il piccolo del piccolo, 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 tipo la proteina, tipo la mutazione. Allora, va bene, certo, la proteina, la mutazione devi sapere, perché se no certe cose non le capisci, ma non basta più, ci vuole una visione dell'insieme. Ma soprattutto, che cosa ci vuole? Custodia e vigilanza, no? Il motto di Perugia, custodia e vigilanza. Quindi essere consapevoli che qua
se si rompe, scusate, ma se si rompe la macchina, se si rompe il sistema, noi non ce la facciamo. E pensate che io ho una figlia che ha 18 anni, lei è la mia generazione Z Voice, e la mia generazione Z Voice mi dice questo: mamma, allora, lo sai che la tua aspettativa di vita di Ilaria, che diciamo che possiamo dire 80, insomma, da quelle parti là più o meno, no? Con lo scarto del 10%, no? Ilaria. E Ilaria ha questa aspettativa di vita. Io, la figlia di Ilaria, ho più o meno la stessa aspettativa di vita, ma i miei figli, cioè i tuoi nipoti, non ce l'hanno quell'aspettativa di vita. Allora, a proposito di custodia e vigilanza, non possiamo continuare a pensare che le cose le continueranno a fare gli altri. Dobbiamo essere noi il centro di questa salute circolare attraverso le cose che facciamo, i consumi responsabili, l'uso e non l'abuso dei farmaci. Non c'è bisogno sempre di prendere sostanze d'attività, sostanze di sintesi. Pensate, cioè, perché voi, scusate, ma voi pensate che voi prendete una medicina, facciamo finta, io prendo la medicina A, va bene? La medicina A dove va a finire? Diciamo che mi deve fare passare il mal di pancia, va nella pancia e mi fa passare il mal di pancia. Ma poi scompare? No. Viene eliminata? No? Viene eliminata con le feci, viene eliminata con le urine. Quindi dove va la medicina? Va nell'ambiente. E va nell'ambiente e altera. Alcune cose le sappiamo, però non le sappiamo tutte. Altera il sistema, il microbioma, la vita che ci circonda. Ecco. Allora quello che vi voglio dire, e riparto dalla mia prima diapositiva, vi ricordate, vi ho fatto vedere gli alberi custodi, vi ho fatto vedere questa meravigliosa opera che è stata fatta al tempietto di San Michele Arcangelo per volontà di, delle donne, in particolare Ilaria Borletti Buitoni, ma nasce dalle persone, nasce dalla responsabilità degli individui. E quello che vi voglio dire è che il Covid, se ci ha insegnato una cosa, va bene? Una cosa, è la responsabilità collettiva. Noi siamo parte di una catena, non siamo isole. Allora, io quest'anno mi sono presa un anno, mi sono allontanata dalle mie proteine, le mie, insomma, cose piccolissime, e sono qui, e sarò in Italia e sarò in Europa a parlare di salute circolare, perché io credo che dopo la sberla che abbiamo preso con il Covid, dopo che stiamo vedendo tutto quello che abbiamo visto quest'estate, eccetera, non possiamo più voltarci dall'altra parte, no? Non possiamo. Dobbiamo ognuno di noi fare il nostro pezzettino. E come possiamo fare? Cioè, adesso vi dico una cosa facile facile, ok? Facciamo? Non buttate i farmaci nell'immondizia, almeno quello, eh? No? Cioè, i farmaci vanno smaltiti, ok? Quindi, pensateci prima di prendere medicine, pensateci prima di prendere gli antibiotici e per favore smaltiteli nella maniera adeguata. Le farmacie hanno in alcune città, Perugia non lo so, Roma pochissimo, i bidoni per raccogliere i farmaci, ecco, usiamoli e non pensiamo che tanto lo farà qualcun altro, perché tanto abbiamo capito dove vanno a finire quei farmaci, no? Lo prendiamo e poi ci ritorna indietro come infezione ospedaliera. Allora, io con questo vi ringrazio e vi saluto e vi dico che io le soluzioni non ce l'ho, chiaro, no? Non ce l'ho le soluzioni, se avessi le soluzioni
giocherei al totocalcio se esiste ancora, però ho delle idee, perché è un sacco di tempo che io ci penso a queste cose e queste idee le scrivo. Il libro Salute Circolare è uscito in italiano nel maggio del 2009, prima della pandemia, pensate, e parla più o meno, insomma, raccontato in maniera così un po' storica, anche con una prospettiva storica di quello che abbiamo detto. Le nuove generazioni, ragazzi, i bambini già ne sanno più di noi, perché i bambini già hanno capito, però attraverso i miei libri ci sono delle idee. L'ultimo, La meraviglia e la trasformazione, è un libro che veramente è un distillato di tanti tanti anni di ragionamento su questi temi, e quindi ripeto, io le soluzioni non ce l'ho, ma il problema senza di voi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ognuno di voi non si risolve. La tartaruga e le tartarughe che verranno saranno combinate così, gli ulivi saranno combinati così, il problema dell'antibiotico resistenza non andrà via se non ci mettiamo tutti insieme. Quindi sono qui a parlarvi di questo nuovo modo di guardare la salute. Mi auguro di avervi convinto e mi auguro che da Perugini, custodia e vigilanza, vi tenete queste idee in testa almeno per 2 minuti mentre vi incamminate a casa e magari riusciamo a cambiare qualcosa. Grazie, grazie tantissimo.